La bella Michelle Rodriguez si sarebbe aperta a 360 gradi parlando del grande Paul Walker, il famoso attore americano di Fast and Furious, la serie televisiva di corse automobilistiche che ha raggiunto veramente una, per così dire, una fama, una popolarità e un successo clamorosi. Tuttavia la 37enne star di Avatar tempo fa avrebbe dichiarato di essere impazzita dopo la tragedia della morte di Paul Walker, e avrebbe dedicato un appassionato intervento in Reality of Truth, un documentario realizzato dai registi Laurent Levy e Mike Zapolina, incentrato su rapporti tra fede, spiritualità e religione. Tuttavia, in una clip dell'opera pubblicata nel portale tmz.com, l'interprete americana avrebbe aperto il cassetto dei ricordi raccontando con assoluta e scioccante sincerità i durissimi e difficili momenti seguiti alla morte di Paul Walker. Un lutto che la Rodriguez avrebbe faticato a digerire. Quando ho perso Paul, per almeno un anno mi sono comportata animale, mi chiedevo cosa potessi fare fisicamente per sopprimere certi pensieri della mia mente, per non pensare a quanto la vita sia passeggera e come ciascuno di noi possa scomparire in qualsiasi momento. Ho fatto tutto quello che potevo fare per nascondermi da me stessa. Tra le diverse soluzioni sperimentali della bella e sensuale Michelle, che di recente avrebbe anche rivelato di essersi data parte al sesso, avrebbe optato pure per quella rischiosa della droga da cui avrebbe avuto in eredità una sensazione strana. Ve lo confesso, ho provato di tutto per scappare da me stessa, ma il trip in cui mi ha gettato l'ayahuasca, una bevanda allucinogena utilizzata dai popoli amazzonici e andini, mi ha reso molto triste, o meglio, non parlo di una tristezza vera e propria, bensì di gelosia. Sì, ero geloso di Paul perché se n'era andato prima di me. Adesso, quasi 3 anni dalla morte di Paul, la bella Rodriguez sembra passarsela un po' meglio, tanto che sono riusciti a recuperare entusiasmo e energie. Nel prossimo futuro sarà protagonista sul grande schermo con Fast and Furious numero 8. Vi ringrazio per l'ascolto, cari utenti di YouTube, io anche per... Un saluto, a presto.